Sarà la Campania ad offrire l'olio che per un anno arderà nella lampada posta accanto alla tomba del serafico Francesco nella Basilica di Assisi. Una tradizione spirituale e al contempo civile che vede il 3 e il 4 ottobre chiesa e istituzioni impegnate nella lode al poverello d'Assisi, chiamato l'Alter Christus, per il suo entrare nel mistero di croce e risurrezione di Gesù Cristo e icona universale della pace. Nell'occasione i vescovi campani hanno scritto una lettera, il Letizia, nonostante tutto, che vuole spiegare come nelle tribolazioni, tra le quali quelle odierne come disoccupazione, razzismo, bullismo, il cristiano riesce a gioire in Gesù, come spiegato da Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento, che si occuperà per la conferenza episcopale campana delle celebrazioni. Non è tempo di chiacchiere, si può spiegare solo mostrando modelli credibili che vivono il messaggio del Vangelo. In fondo Francesco non ha fatto chiacchiere, anche il Papa Francesco non è tipo da lunghe parole e da lunghi discorsi. Credo si debba mostrare dei modelli, delle storie di vita. In questo senso anche l'esempio di Francesco, rileggerlo oggi può essere di grande attualità, e questo deve costituire per noi un invito, uno stimolo a fare della nostra vita un dono. È l'unica modalità per cui possiamo rendere il cristianesimo credibile e attraente verso un mondo che al Vangelo in fondo volta facilmente le spalle. In rappresentanza della famiglia francescana e di Assisi, padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento Assisano. Credo abbiamo bisogno di modelli che ci aiutano a fare pace dentro di noi, questo credo sia il primo obiettivo, e Francesco in questo è l'uomo che ci aiuta a riconoscere le potenzialità e i limiti che abbiamo dentro. L'altro aspetto poi è questa ricaduta sul piano sociale, sul piano delle, penso alle scuole, penso ai momenti aggregativi della nostra società, ecco, abbiamo bisogno di un'anima pacificante. L'arcivescovo metropolita di Napoli e presidente della Conferenza Episcopale Campana, Crescenzio Sepe, ha lanciato un appello ai giovani per seguire Cristo sul solco di Francesco. Un ritorno a Francesco, all'ideale francescano, al carisma e alla spiritualità francescana, va predicato anche ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, perché è lì la vera dignità dell'uomo, è lì la crescita anche delle nostre società. Coinvolte la regione Campania, il comune di Napoli e tutti i comuni campani, in quanto da cornice alle celebrazioni vi saranno eventi che metteranno in risalto le bellezze turistiche e le opportunità di sviluppo della regione.